Siamo volati in Gran Bretagna per provare una versione quasi definitiva di Forza Horizon 4 e in questa nuova video anteprima vi raccontiamo le nostre sensazioni a poche settimane dal lancio. The most incredible hypercars are all here. I can see a Centenario, Ferrari FXXK, and a beautiful Bugatti Chiron. And is that a Vulcan? Oh, Horizon, you do not want to miss out on watching this. Forza Horizon 4 è ambientato in Gran Bretagna, dove hanno sede gli studi di Playground Games. Gli sviluppatori conoscono perciò molto bene le campagne britanniche, che sono riprodotte nel gioco con uno schema di colori molto saturo e ha una visione generale idealizzata che rende il colpo d'occhio spettacolare e all'altezza delle ambientazioni passate della serie. La mappa non punta infatti al realismo assoluto, con i luoghi reali che sono stati rimaneggiati e riposizionati all'interno di un open world pensato per massimizzare divertimento e facilità di navigazione. L'Horizon Festival è ancora la forza trainante dell'intera campagna e una ricca fonte di eventi, personaggi non giocanti e competizioni di alto livello. L'obiettivo è ancora una volta scalare le classifiche e ottenere bolidi sempre più veloci, ma quest'anno, oltre alle varie tipologie di gara, cambiano anche le stagioni dell'anno. Il loro impatto è tale da rappresentare il nuovo fulcro dell'intera esperienza, visto che superfici come ghiaccio, sterrato e fango non sono più l'unico fattore a modificare la risposta del veicolo. La presenza di cambi stagionali porta infatti a cambi nella temperatura delle gomme e del tracciato, sfruttando i diversi valori di conduttività termica delle superfici e provocando dei mutamenti nel controllo delle vetture. Si tratta però di cambiamenti percepibili soprattutto ad alti livelli, visto che alla base il sistema di controllo e la fisica sono rimasti praticamente gli stessi visti nei precedenti capitoli. Per quanto riguarda i contenuti, Forza Horizon 4 offre una serie di gare di varie specialità che permettono di guadagnare crediti con cui acquistare auto di categorie superiori e divenire gradualmente una superstar delle corse. A intervallare le competizioni base ci sono poi degli eventi particolari pensati per spezzare il ritmo in modo brillante e mettere per un po' alla guida di mostri su quattro ruote ottenibili solo a fine campagna. Avanzando di evento in evento, si ottengono anche delle abitazioni. Ce ne sono 12 in totale, che vanno da piccoli cottage a un castello e sbloccano nuove utili abilità. Per esempio, un'abitazione avanzata permette di utilizzare il viaggio rapido in qualunque punto della mappa, laddove tutte le altre possono venire utilizzate come hub per personalizzare auto e pilota. Parlando di personalizzazioni, rimane intatto l'immenso sistema di livree tipico di Horizon. Si aggiungono poi molteplici modifiche al proprio alter ego, che pur avendo pochi volti predefiniti tra cui scegliere, può sbizzarrirsi dal punto di vista stilistico, arrivando persino a correre con una tuta da pollo gigante. Forza Horizon 4 sarà infine una piccola rivoluzione dal punto di vista dell'online. In questo capitolo viene infatti introdotto il Team Adventure, una competizione a squadre 6 contro 6, dove i risultati ottenuti permettono di qualificarsi e gareggiare in categorie differenti. Grazie alle modifiche apportate all'online e alle stagioni, Forza Horizon 4 ha tutte le carte in regola per essere un capitolo addirittura migliore dei suoi predecessori. Non resta quindi che attendere il 2 ottobre per scoprire se Playground Games è riuscita a mantenere tutte le promesse. Quite a show. I try my best. Is everyone here?